E così siamo alla sesta edizione del Wing Chun Camp in Italia, tre giorni di lezione con Sifu Francis Fong, continua a lavorare con i suoi allievi italiani per cercare di diffondere qui quello che è il sistema Lignaggio Zhouan, il fratello di Kung Fu Ip Man, sicuramente qualcosa di estremamente interessante, di vario e soprattutto è applicabile a qualsiasi sistema. Abbiamo trascorso tre giorni intensi con Sifu Francis Fong qui a Leuven a Roma e praticamente abbiamo visto tante tecniche e tanti principi estratti dal Wing Chun proveniente da Foshan, Hong Kong, all'evoluzione che praticamente si può adattare alle moderne mix martial art. E possiamo ben capire come anche le tecniche più antiche possono essere ritrovate nei moderni sistemi di combattimento. Combattimento che può essere sia per la difesa personale, sia per sport da combattimento, nella box e così via. Wing Chun is come from Hong Kong, and then before that it come from China. And then in Hong Kong, most of people they use him for the street, you know, it's a survival art. The Hong Kong, because so tiny pace, everything is really Wing Chun is learning your sensitivity, learning your economy motion. I think really for streetwise is really important. Really help you to able to protect yourself. Amazing art, incredible art. I studied Wing Chun since I was a kid, so I love it. And Wing Chun helped me a lot of different martial art. Example like the Thai boxing, Jiu Jitsu, and Judo, everything. I learned as much as them for the Wing Chun. Impara a sentire quello che fa l'altro. Nel Wing Chun, se te vai contro al tuo compagno di allenamento, non vai da nessuna parte, devi essere recettivo, ascoltare con le mani, con tutti i tuoi sensi. Mai una volta mi è stato detto come risposta questa tecnica non funziona perché non sei abbastanza forte, oppure mi è stato detto fai più palestra, fai più pesi. Mi è sempre stata data una spiegazione perfetta su perché una tecnica deve funzionare o non deve funzionare. Praticamente il Wing Chun potrebbe basarsi soltanto sul motivo per cui una tecnica deve essere fatta. Poi tutto quello che è il piano fisico, il piano di potenza e resistenza, quello non fa altro che moltiplicare quello che già c'è dentro a quest'arte marziale. The applications work well with my security, the ability to control another human being. We don't want to go to the ground, we want to stay out, but we can if we want to. The system works, maybe not as well as Jiu-Jitsu, but we don't want to stay there. We want to be gone. So it allows me to deal with multiple opponents without causing harm, long-term harm. More control if I have to. Improvement, self-improvement, awareness, fluidity, good people. The path of mastery. And really, I think when people take martial arts, it's really about mastering yourself. So it's in two parts. The first part is my experience and lessons and private lessons and conversations and training with Sifu Fong over all these years, since, you know, 25 years. And verbatim, you know, questions and insights. So that's 39 lessons. And the second part is how can you apply those lessons to your life? Because everything, it's not just about martial arts, it's about life. Il Sifu Fong è il capo della nostra scuola, è un personaggio unico al mondo. Come Fong, insomma, ci sono pochissime persone. Ci sono tante persone che fanno bene arti marziali, che colpiscono forte, picchiano forte. Lui è quel genere di maestro che ti sa far vedere qualcosa di più, quella cosa straordinaria che ti invoglia andare avanti e a tornare sempre. Non ci sono due Wing Chun che siano totalmente uguali, sicuramente l'interpretazione di Sifu Fong è estremamente aperta perché ha
subito l'influenza fortissima della leggenda vivente di Guru Daniel Santo, che fa sì che qualsiasi cosa tocchi nelle arti marziali diventi qualcosa di fantastico. Allenarsi in Sifu Fong è qualcosa di unico. Ho scoperto il suo Wing Chun alcuni anni fa, non riesco più a farne a meno. I think first of all the physical mastery and talent is unbelievable. I mean, really mind-blowing in a way. But I think even more than that is he teaches people to relax and open their heart. Relax their body, train their body, open their mind, and open their heart. And all three together. Very kind, very humble, able to give me what I need at the same time as giving the cage fighters, jiu-jitsu people, same information applied in a different way. Very flexible, very humble, approachable. Italian is fantastic, people incredible, so funny, and good people, good food. I love it, I enjoy it very much. Martial art is great, martial art fantastic, people really willing to learn. I think it's really amazing, people incredible. I had a lot of fun to be teaching. I learned so much, just like they learn from each other. I enjoy it. Fantastic, really. First of all, this forum, I've never seen anything like it. It's fantastic. You have to come here. So many martial arts. The energy is great. The generosity in you, Gianfranco, are fantastic. I mean, generous, humble, great teacher, and great energy. That's why people should come. You should come.